Lino Banfi segnato da un grande rimpianto, non ho avuto riconoscimenti. Lavorato con grandi attori e registi, non mi viene riconosciuto, lo sfogo del noto attore. È entrato nel cuore dei telespettatori, vestendo i panni di nonno libero in Un medico in famiglia, il commissario Logatto, Oronzo Canà e tanti altri personaggi, Lino Banfi. L'attore ha rotto il silenzio sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. Ha ammesso infatti di avere qualche rammarico nella sua vita. Il fatto è che, pur avendo lavorato con tanti attori e registi, spesso non mi viene riconosciuto. Ha poi proseguito il suo sfogo ammettendo che forse è troppo severo con se stesso, dichiarando: "Il mio rimpianto è di non essere mai entrato nel giro di quei film che vanno ai premi e ai festival." Lo scorso 22 febbraio l'attore ha perso anche la moglie Lucia, e non ha potuto fare a meno di parlare di lei nella sua lunga intervista. Lino Banfi è il dolore per la perdita della moglie. Dopo 5 mesi non riesco ancora a sognarla. Legatissimo alla moglie Lucia, scomparsa da 5 mesi dopo una lunga malattia legata all'Alzheimer, il noto attore ha raccontato. Dopo 5 mesi non riesco ancora a sognarla. Non ha nascosto di vivere dei momenti di malinconia, ma, a tirarlo su, è la consapevolezza di essere amato dal suo pubblico. Ho preso 3 generazioni, ha ammesso, continuando, spero di abbracciare anche la quarta. Intanto Un medico in famiglia è sbarcato su Netflix, e questo ha ridato alla serie un grande seguito. Tutti mi fermano di nuovo per strada. Questo nonno mi porterà ancora tante cose. Noto attore prepara un docufilm, e ammette, la mia carriera non è ancora finita. Di una cosa è certo Lino Banfi, arrivato a un importante traguardo, la sua carriera non è ancora finita. Devo fare i supplementari e i rigori. Non ha nascosto che sta pensando a un docufilm su di lui e sulla sua carriera. Ha rivelato infatti sulle pagine del settimanale succitato. Forse è arrivato il momento. Ci stiamo lavorando con Mario Sesti. Scherzando poi ha ammesso. In attesa della produzione giusta ho depositato il titolo, il largometraggio di Banfi. Nella sua testa è già tutto programmato. Si farà raccontare dai suoi personaggi storici. Oronzo Canà, Nonno Libero, il commissario Logatto e il commissario Auricchio. E per l'occasione riporterà in vita anche il padre. Su di lui ha raccontato. Non ha fatto in tempo a vedere tutti i miei successi, ma aveva già capito che ci sarebbero stati.